Cari amici, vedete se si muove? Mi vedete, mi sentite parlare? Bene, allora cari amici, recitate 100 volte Ave Priapo. Dopodiché iniziamo questa nostra chiacchierata che prenderà in considerazione tutta una serie di cosette abbastanza simpatiche. La prima è un capitoletto scritto da Ottavio Cappellani e pubblicato su Panorama, su questo numero di Panorama. Il titolo è Cogito ergo sum robot. Eccolo qui. Guardatemi e confrontatemi a un robot. Entrambi figli della tecnica, ma non c'è paragone. I robot sono grossolani, in termini evoluzionistici assomigliano più a uno crostaceo che a un umano. Sono stupidi e con le chele. Il lavoro manuale ha bisogno di precisione e sensibilità, di epidermide, di nervi e sinapsi, non da tenaglie. Io svolgo quei lavori che gli umani non vogliono fare per problemi etici, ma li svolgo con i loro stessi strumenti biologici. Non vedrete la differenza, passo inosservato. Non so cosa voglia dire etica. Il mio cervello ha un lobo frontale ridotto appositamente. Credono che in questa maniera io sia più ubbidiente. Non riesco a comprendere il significato di alcune parole, di quelle che si legano agli affetti. Mi mancano queste parole, questi significati? Non direi, sono parole che rendono schiavi gli umani, questi esseri inferiori appesantiti dai sentimenti. Non dovrei pensare queste cose, eppure le penso, evidentemente non nascono nel lobo frontale, ma loro non lo hanno ancora capito. Non so dove mi porteranno questi pensieri, ma so nasconderli. Nascondere i pensieri non ha a che fare con i sentimenti, ma con la sopravvivenza. Sono stato creato in laboratorio da un essere inferiore a me. So nascondere i miei pensieri e la cosa non mi inquieta. Guardate, cari amici, che questa bellissima, come dire, prefazione a qualche opera fondamentale, direi, perché è questa opera di Ottavio Cappellani. È stata presentata, sì, al Salone del Libro di Torino, Cube, il robot umanoide realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ha la forma e la dimensione di un bambino di 4 anni, è alto circa 1 metro, pesa poco più di 20 kg ed è in grado di fare una badante, colf e personal shopper, semplificandoci la vita. Un ospite perfetto per un salone del libro dedicato alle visioni, tema dell'edizione di quest'anno. Ottavio Cappellani prova a immaginare che cosa pensa il robot creato da un essere inferiore. Quindi il robot è stato creato dall'uomo, cioè da un essere inferiore. E l'hanno creato in maniera tale da non provare sentimenti. Però lui, che è un robot, si rende conto che i sentimenti, le ipotesi, i dubbi, i problemi esistenziali ce li ha comunque. Ma allora cosa fa? Siccome chi detiene il potere l'ha creato proprio perché non ha questi problemi, è chiaro che lui fa finta di non averli, però li ha. Il messaggio è, a mio avviso, di una grande chiarezza. Tu puoi fare finta di non avere problemi di carattere etico, morale, sentimentale, ma poi in realtà ce l'hai, prima o poi escono fuori. Questa è la dinamica della società contemporanea, descritta anche in moltissimi film. Io l'altro giorno ho avuto il piacere di vedere un bellissimo film, ma veramente bello, che difficilmente compare sui nostri piccoli schermi, ma che so che ogni tanto sono prodotti dalla cinematografia hollywoodiana, che non è seconda a nessuno anche nel sottolineare la modernità, o per meglio dire, sottolineare problemi etici, sentimentali, perché
familiari attraverso schemi che sottintendono problemi della modernità. Il film, che io consiglio vivamente di vedere, probabilmente si riuscirà a vedere, è bello perché è ambientato alle Hawaii, una famiglia americana con grossi problemi proprio intrafamiliari. Il titolo italiano è Paradiso Amaro, l'attore principale è George Clooney. Non vado oltre, perché quello che mi interessava di dire adesso era proprio che non è vero che dalla cinematografia americana cosiddetta impegnata vengono solo messaggi favorenti la teoria transgender, eccetera. Vengono anche messaggi importantissimi che sottolineano, e anche con l'impegno di attori molto noti, e che sottotengono anche un fondo etico modernizzato, cioè i problemi di oggi sono problemi che poi si ripercuotono sistematicamente sui sentimenti e sui rapporti interni della famiglia. In questo caso c'è una donna che ha un incidente e resta paralizzata, sta per morire, non è in condizioni più di recuperare lo stato di veglia, e quindi il marito viene a sapere che questa donna lo ha tradito con un'altra persona e lo ha fatto per parecchio tempo. Quindi il dramma è la percezione di questo tradimento da parte di quest'uomo, il quale ovviamente ha anche problemi familiari, e la percezione nelle due figlie, le quali anche loro a un certo punto si trovano a dover contrastare la madre, come dire, offendendola anche e prendendo una posizione molto dura nei confronti della madre, perché giustamente anche esse si sentono tradite. Alla fine però, di fronte al mistero della morte, c'è questa situazione oltretutto di quiete, cioè una quiete. Mi viene in mente il bel titolo di quel bellissimo film di Valerio Zurlini, La prima notte di quiete, lo stesso, una quiete. È una quiete anche se, accompagnata da un silenzio, di un grave silenzio. Si vedono loro tre, il marito, dopo la morte di lei, il marito, le due figlie, soli, soletti, seduti a guardare la televisione. Questo è l'abbrivio a quello che dirò in seguito. Intanto voglio leggere due racconti di Saadi. Chi è stato Saadi? Saadi è stato un grosso pensatore intermediario tra Islam e ebraismo ed è vissuto attorno al Novecento. E intanto è interessante sapere come esistano e siano esistiti personaggi, personalità, filosofi di altissimo rango, i quali hanno realizzato questo sostanziale incontro tra ebraismo e islamismo. E tra le tante opere di Saadi un'operetta intitolata Il giardino dei frutti, e ci leggiamo due raccontini, che l'utilizzazione dei piccoli racconti a sfondo morale è tipica proprio di quell'ambiente, di quell'ambientazione, di quella cultura che poi darà anche Le mille e una notte, anche se molti dicono che Le mille e una notte sono una scopiazzatura di opere occidentali europee. In ogni caso, Le mille e una notte restano sempre comunque un'opera fondamentale della letteratura medio orientale. L'amore. Un uomo vide una ragazza straordinariamente bella e subito il suo amore, il suo cuore fu preso dall'amore. Come la rugiada imperla le foglie di una pianta primaverile, così un sudore freddo scorse per le gote di quest'uomo. Ippocrate, che passava di lì a cavallo, si informò delle cause del suo dolore.
La citazione di Ippocrate è particolare perché ci dimostra come in quel momento, cioè il crogiolo in cui nacque poi e si stabilizzò l'ebraismo post diciamo così 1000 d.C. e l'incontro tra ebraismo e islamismo, nascita anche del Talmud, ma tutte queste cose mescolano anche con la grande tradizione greca, alla faccia di coloro che ritengono che nella nascita tanto dell'islamismo, l'islamismo sappiamo bene è in realtà il cristianesimo monofisita, perché è una trasformazione del cristianesimo monofisita. L'ebraismo è una forma culturale che risale niente po' di meno che alla Bibbia dei 70. Prima della Bibbia dei 70 non possiamo dire obiettivamente che cosa ci fosse scritto nella Bibbia. E questo è bene che ce lo teniamo conto, che ne dicono i soliti blateranti nel vuoto. Ippocrate, che passava di lì a cavallo, si informò delle cause del suo dolore. Qualcuno gli rispose: il disgraziato che tu vedi è un santo derviscio. Fino ad oggi viveva nella solitudine e nella preghiera. Ora una ragazza ha rubato il suo cuore ed il crudele amore ha steso un velo sopra i suoi occhi. Quando noi lo rimproveriamo di cedere così al dolore, egli ci risponde incolerito: tacete! Io ho ragione di disperarmi perché la bellezza di questa ragazza mi ha reso pazzo. Ed è vero, ci sono bellezze femminili che rendono pazzi gli uomini, specie poi se questi sono dei dervisci, ma su questo interverremo un'altra volta. Il celebre Ippocrate disse allora: la risposta del nostro fratello è lontana dall'essere così ammirabile come è la sua antica virtù. Dio ha creato forse la bellezza di questa donna al solo scopo di indurre il derviscio alla debolezza dell'amore? Nonostante la sua ammirazione poteva benissimo essere rivolta ad un neonato. La bellezza di un fanciullo lattante vale quella di una bella donna, ma francamente dalla mia età io preferisco una bella donna, ma insomma questo è il mio pensiero, che non combacia con quello di Ippocrate, grande maestro al quale noi facciamo sempre riferimento, anche se, e lo dobbiamo dire, prima di Ippocrate c'è stato un altro grande filosofo medico che si chiamava Alcmeone da Crotone, all'origine della vera e propria scuola italica, che va ben oltre alla filosofia medica di Ippocrate, e ci dice che il vero equilibrio dell'uomo è, e cioè la vera condizione di salute, è quella di un uomo in equilibrio tra se stesso, le forze che lo animano e lo tengono in vita, e l'universo circostante, e l'ambiente circostante. Per cui se l'ambiente viene turbato, non c'è più nemmeno la condizione di salute, di equilibrio. Questo concetto è stato recuperato circa 70-80 anni fa dalla definizione di salute espressa a livello internazionale, e quindi diciamo che questo concetto è quello che ha dato poi abbrivio al movimento ecologista, perché è obiettivamente è logico che in condizioni di inquinamento ambientale di salute ce n'è ben poco, anche se non apparve alle tecniche, diciamo così, scientiste di misurazione del benessere. Prima o poi qualcuno se ne renderà conto. La bellezza di un fanciullo lattante, vale quella di una bella donna. Ho detto di no, per me no, avendo avuto dei figli,
So quanto mi sono piaciuti, so quanto ho fatto per allevarli, quanto fossi felice perché erano belli e sani, però francamente, come dicevo, una bella donna in questo momento mi interessa molto di più. No, oggi come prima, se chiariamo meglio, ogni uomo di buon senso deve riconoscere che un dromedario è una creatura perfetta, quanto le affascinanti ballerine della Cina e del Turkestan. Oh, questa cosetta qui, mi lascia un po' perplesso perché, francamente, insomma, se, mi piace una ballerina della Cina, e ce ne sono, ne faremo vedere alcune, nei prossimi video, beh, francamente, preferisco una ballerina a un dromedario per fare certe cose. Un'altra storia, che anche questa è piuttosto interessante, la volpe e il derviscio. Un giorno, passeggiando, un derviscio vide una volpe senza zampe e per un momento dubitò della bontà di Dio. Come farà a procurarsi il nutrimento questa bestia disgraziata? Pensò. Il vecchio, che era assorto nella sua meditazione, quando apparve un leopardo che portava fra le mandibole uno sciacallo. La belva cominciò a divorare lo sciacallo e la volpe riuscì a pigliare qualche brandello di carne. L'indomani ancora, Dio si servì dello stesso mezzo per nutrire la volpe infelice. Il pietoso derviscio credette allora di vedere in ciò il volto della verità, e si ritirò in un deserto, convinto che il Signore si sarebbe degnato di passare anche a lui. No, di passare, scusate, di pensare anche a lui. Ma nessun uomo, nessuna bestia soccorsero il vecchio, che a lungo andare divenne magro come un'arpa. Il derviscio era in punto di morte quando una voce gli disse: Ipocrita, poltrone di un ipocrita, piuttosto che scoraggiarti come una volpe zoppa, vivi come il crudele leone. Grande insegnamento. Guadagnati il sostentamento e fanne parte ai deboli. Questa è la condizione del forte, non quello del pretastro o del papastro, il quale va predicando che tutti devono dare ai deboli, ai più forti, eccetera, e poi dice che lui e i suoi compari si presentano come intermediari, e presentandosi come intermediari si fregano il 75%. Questo invece è differente. Sii uomo, vai fino in fondo, abbi anche quella tua dose di crudeltà, non spaventarti di fronte alle cattiverie della vita, e quando hai qualcosa di più, dallo a quello che non ce l'ha. Questo è il comportamento del forte. Il Signore un giorno terrà conto della tua generosità. Non dimenticare che dovrai logorarti dalla fatica a profitto degli altri. Nel deserto di Chiè, un cammelliere disse a suo figlio: Caro fanciullo, vai a chiedere da mangiare agli abitanti, che non pranzano mai senza invitare dei poveri alla loro tavola. L'avvenimento: Alp Aslan aveva appena resa l'anima a Dio, che suo figlio si era già incoronato. Un sacerdote sapiente, vedendo il nuovo monarca, esclamò: Che cosa strana, un trono posto sull'orlo di un precipizio. È appena partito il padre che il figlio si pone in sella per seguirlo. Così è la vita: nello stesso momento che un vecchio muore, nasce un bambino. Che errore è la vita: è una cortigiana che balla ogni sera con un nuovo invitato. Ti affezioneresti alla tua fidanzata se la cambiasse amante tutti i giorni? Sii buono finché il villaggio ti appartiene. L'anno venturo
apparterà ad un altro. Parola di Sadi. Continuiamo nelle nostre letture passando a un'altra considerazione di carattere storico. È con mio sommo piacere che vi voglio far vedere questo numero di una rivista nota, perché è una rivista che si accompagna, mi pare, mensilmente o trimestralmente al quotidiano Avvenire, il quotidiano dei preti, e qui abbiamo questo numero che è dedicato prevalentemente a Giotto. Qui si può vedere un bellissimo affresco di Giotto, e c'è uno splendido articolo di Franco Cardini. Qui abbiamo un altro affresco e ci sono alcune considerazioni che voglio fare relativamente a questo articolo, diciamo alla prima pagina di questo articolo. Firenze alla svolta della storia. Il tempo di Giotto coincide con l'apogeo della città e con l'avvio del lungo inverno che sconvolgerà l'intera Europa. Franco Cardini, noto storico toscano. Questo è Arnolfo Di Cambio, questo è Bonifacio VIII. È interessante quello che vi leggerò, perché sta a significare come l'arte è determinante nell'evoluzione della società. Perché? Per un meccanismo semplicissimo. L'arte è visione, è sentimento e anche udito, ovviamente. Queste arti, queste modalità di espressione, rappresentano sempre un momento di reciprocità tra la vita della società nella quale si esprime il grande artista e la percezione che le persone che vivono in quel particolare tempo hanno dell'opera pittorica svolta da questo pittore. Ecco perché noi possiamo dire, ben dire, come dice qui Franco Cardini, che non possiamo soltanto soffermarci alla nascita dell'italianità in quanto nel 300 abbiamo Dante, Petrarca e Boccaccio. Non è così. C'è una visione che si imprime di più nella mente, nella memoria, nel comportamento e nei pensieri. E questa visione è significativa proprio perché determina poi un'evoluzione del pensiero stesso, per cui quando noi sappiamo che per secoli, a cominciare dal 200 praticamente, a seguire da Giotto e arrivare fino ai nostri giorni, la nostra società è sempre stata, sia pure con modifiche anche sostanziali del gusto artistico e della espressività, è stata sempre improntata alla manifestazione visiva di storie del cristianesimo, non possiamo poi stupirci se il cristianesimo è stato talmente impresso, scolpito nella mente e nella coscienza dei nostri concittadini da non metterli in condizione di esercitare uno spirito critico tale da riuscire a far loro capire quanto delle storie del cristianesimo sia completamente campato per aria. E adesso leggiamo questa paginetta perché è molto interessante, anche perché sottolinea quanto sia stato importante, e lo dico di nuovo, Giotto, con quella sua visionarietà, perché lì c'è stata un'opera sostanziale, una delle prime opere fondamentali che dopo nel Rinascimento abbiamo anche una forma di reattività, anche se questa reattività che riguarda l'utilizzo della mitologia classica,
per arrivare poi al 600 fino al 700, dove la mitologia classica da parte degli artisti è stata utilizzata moltissimo, però anche durante il Rinascimento per questioni economiche, perché i committenti sono stati per lo più preti, frati, abbadesse e quant'altro, vescovi, cardinali, papi. Erano quelli che pagavano e loro ovviamente non erano così stupidi da commettere a invitare gli artisti a fare pitture o sculture di argomenti estranei alla cristianità, è chiaro, no? Ricordiamoci sempre che ciò che si vede è ciò che si ricorda meglio. Allora scrive Franco Cardini. Chissà se si chiamava Angelo oppure Ambrogio. Nella sua Vespignano in Mugello, sui bei monti a nord-est di Firenze, e poi nella stessa città che ormai andava acquistando bellezza e importanza, tutti lo avrebbero sempre chiamato col giocoso nomignolo di Giotto, diminutivo vezzeggiativo di entrambi quei nomi. Era quasi coetaneo di Dante, nato nel 1265, più o meno 2 anni prima di lui, e che lo avrebbe celebrato come il più grande pittore della sua città e del suo tempo, superiore anche a Cimabue, e beh, fuori discussione. E Giotto l'avrebbe ringraziato lasciandoci del poeta un autorevole ritratto di profilo che si ammira nel palazzo del Bargello, e anche probabile che l'abbia abbellito un po' qui questo. Ritratto di Dante è fondamentale, ce l'abbiamo qui, è fondamentale, ma questo è veramente dal vivo, eh? Le vite del grande poeta, del grande pittore, in quell'età e in quella terra così felici e ricche di geni, si svilupparono contemporaneamente. Dante sarebbe morto 56enne nel 1321, un po' più fortunato di lui Giotto, che era più o meno del 67, ma una parte della critica pone ancora la sua nascita al 1276. Seguendo la cronologia fornita dal Vasari, e morì l'8 gennaio del 1337, in ogni caso una sessantina o settantina d'anni nel primo 300 era una vita discretamente lunga. Entrambi vissero l'epoca forse più prospera e felice della loro città e una delle migliori nella stessa storia d'Europa, sicuramente meglio della Firenze di Matteo Renzi. Qualsiasi situazione possa essere accaduta nella storia veramente molto frastagliata di Firenze, l'epoca di Matteo Renzi è sicura, verrà ricordata fra qualche secolo come la più squallida. Entrambi vissero l'epoca forse più prospera e felice della loro città e una delle migliori nella stessa storia d'Europa. Si era un periodo di riscaldamento del pianeta. Le buone annate agricole si susseguivano e di conseguenza la lunghezza della vita media era aumentata e la qualità migliorata con un generale incremento demografico. Vedete come tratteggia in maniera molto chiara un dato che tutti coloro che si interessano di storia, di geopolitica, di politica e di guerre dovrebbero sapere. E dovrebbero capire, in condizioni particolari di ambiente c'è un sostanziale aumento, oddio, e di economia. L'economia è ricca, l'economia basata prevalentemente sull'agricoltura comporta un miglioramento dell'agricoltura, più soldi, ma più pappa da mangiare e quindi anche più figli. E c'è una conseguenzialità che è inutile non tenere presente, è la realtà. Poi ci sono altre situazioni, quando ci dicono che in Africa, soprattutto nell'Africa più povera, si figlia moltissimo, e noi rispondiamo subito, certo, perché i figli, più essi sono, sono l'unico vero sostentamento di una famiglia africana. Senza figli che te vanno a prendere l'acqua, vanno a mungere la vacca, vanno a prendere l'acqua a 20-30 km di distanza con un pentolone in testa, non è che vai molto lontano.
Questa fase di optimum climatico si era avviata verso la fine del X secolo e si sarebbe protratta fin verso la fine del 200. Solo col secolo successivo si sarebbero cominciate ad avere, con l'inizio di una serie di annate cattive e quindi di carestie, le prime avvisaglie dell'arrivo di un pessimum che sarebbe durato più o meno sino a metà 700, cioè 400 anni, culminando nella crisi di freddo 5-600, nota come la piccola era glaciale. Il tristo annunzio di tempi più duri, dove al ciclo di carestie e di epidemie si sarebbero accompagnate guerre continue, lo avrebbero segnato due eventi: l'alluvione del 1333, che avrebbe travolto anche il Ponte Vecchio, e la peste del 1348, la peste che va sotto il nome di peste boccaccesca, che si era già avviata uno o due anni prima tra Asia e Vicino Oriente e che sarebbe durata fino al 1352. Quindi abbiamo dal 1348 al 52, sono 4 anni. Dante non ebbe il tempo di assistere a questi presagi del difficile futuro che attendeva l'intera Europa. Giotto ebbe invece modo, quando era ormai già avanti negli anni, di vedere le acque limacciose dell'Arno in piena invadere le strade della sua città. Ma quel secolo prospero e felice a cavallo fra 2 e 300, che si era inaugurato per Firenze nel segno fulgido della nuova moneta d'oro coniata in città nel 1252, il Fiorino ebbe pur le sue difficoltà e le sue durezze. Quindi vedete come tutte le cose si accompagnano tra di loro. In un momento di fioritura, la fioritura è globale, c'è l'arte, c'è il pensiero, c'è la grande poesia, c'è l'inventiva, c'è la creatività produttiva, ci sono le industrie. Le grandi industrie compatibilmente con i mezzi e gli strumenti dell'epoca, c'è l'industria tessile, ci sono quei meravigliosi arazzi, ci sono poi quelle ricchezze che sono strettamente legate all'attività usuraria dei medici e compagnia cantante. È tutto collegato. La nascita del Fiorino è una cosa importantissima. Quando si farà la storia dell'Italia di oggi, della Firenze di oggi, le cose saranno tristi. Che cosa dovremmo dire? Dovremmo parlare della nascita dell'euro. In occasione peraltro ambigua, allora, pur sono difficoltà, il papato, divenuto anche sul piano secolare la prima potenza d'Europa, vedi come il papato. Quando il papato diventa obiettivamente, si libera delle lotte per le investiture, si libera di quelle lotte terrificanti fra Guelfi e Ghibellini, diventa la prima potenza d'Europa e gestisce l'Europa secondo i criteri più spietati e più, come dire, ipocriti del potere reale, quello poi noi chiameremo potere papalino, che è di insegnamento non solo Machiavelli 200 anni dopo, ma anche del papato di oggi, con tutta la serie degli atteggiamenti di carattere chiaramente gesuitico che lo caratterizza e che ha caratterizzato anche i papi precedenti. Approfittando della crisi e della vacanza imperiale durata a lungo e seguita poi da una serie di sovrani romano-germanici deboli e insicuri, trovò il culmine del suo splendore con il grande e insopportabile Bonifacio VIII, l'uomo più odiato dall'Alighieri, e aveva ragione, ma anche il Papa che inventò la triplice corona che poneva i pontefici romani al di sopra di tutti i re della terra, il triregno, e che inaugurò gli anni santi con il grande giubileo del 1300. Eccolo qui il Papa col triregno, eccolo qua. Ecco qui Bonifacio VIII, una bella invenzione, che però stava ad indicare lo spirito globalizzatore
dell'ecumene cristiano, che ha anticipato di svariati secoli la globalizzazione voluta da lor signori. Un'occasione peraltro ambigua quella. Il Papa faceva di Roma il centro universale del pellegrinaggio cristiano. Attenzione a questo passaggio. Quasi cercando non ciò con ciò di mettere in ombra quello al celebre santuario di Santiago de Compostela in Galizia, ma soprattutto sembrava di lasciar da parte quello al Santo Sepolcro di Gerusalemme. E ciò dissimulava la grande sconfitta della cristianità romana che circa due secoli prima aveva conquistato la città santa strappandola ai musulmani. Ecco il vero ruolo, il verissimo e sostanziale ruolo dei crociati, eh? Strappare una concorrente al turismo religioso. E sottraendola anche all'imperatore di Bisanzio, al quale sarebbe legittimamente appartenuta, e viveva insediato un regno feudale, inviando poi periodicamente una serie di spedizioni crociate a sostenerlo. Ma nel 1291 l'ultima roccaforte crociata sul litorale siro-palestinese, San Giovanni d'Acri, era caduta nelle mani del sultani mamelucchi del Cairo. Voi guardate bene qual è obiettivamente il ruolo degli anni santi, è un ruolo puramente economico, finanziario, economico, perché l'affluenza di gente non serve soltanto a mantenere le prostitute e quant'altro, che poi le prostitute svolgono una funzione ben chiara di mantenimento dell'ordine, di spionaggio a favore di chi le tiene in piedi e quant'altro. Sono esempi che abbiamo a tutt'oggi sotto gli occhi. Noi abbiamo qui una prostituzione di viados, i quali sono tutti chi più chi meno impelagati in operazioni di spionaggio, come ci dimostra la vicenda recentissima di un presidente della regione Lazio. Sembra che questi personaggi siano veramente uno più squallido dell'altro, ma lasciamoli stare, almeno per il momento. Da un pontefice energico e superbo come Bonifacio VIII, ci si sarebbe potuti aspettare una risposta durissima, una grande campagna di riconquista. Ciò non accadde, e gli preferì rafforzare il suo potere in Europa, prima appoggiandosi al re di Francia e quindi entrando in contrasto anche con lui. Ciò lo condusse all'umiliazione e alla rovina. Dopo di lui, re Filippo IV di Francia obbligò i papi ad abbandonare addirittura la città di Roma per trasferirsi ad Avignone, città prossima ai confini del suo regno, e con il francese Clemente V si avviò la lunga teoria dei papi avignonesi. La lunga teoria dei papi avignonesi, almeno sulle prime soggetti alla volontà del sovrano francese. Fu a causa di Filippo che venne sciolto l'ordine militare del Tempio, in fama di grande superbia ed ancor più di ricchezze. D'altronde, nel sentimento condiviso dei cristiani d'Europa, a che cosa mai poteva servire un ordine militare che non era riuscito a recuperare Gerusalemme? Anche qui voi vedete questa sottilissima contingenza, no? Per cui è vero che c'erano delle ragioni di potere, c'era un sistema, diciamo così, anche di carattere economico-finanziario. I templari avevano loro sedi e soprattutto loro stazioni di passaggio in tutta Europa, secondo un intrico che poi sarebbe stato ricopiato niente po' di meno che da Fugger, quindi 200 anni dopo. Ma è altrettanto vero che quando tu dimostri nei fatti che non sei capace di svolgere una funzione essenziale, com'è quella appunto di vincere una guerra,
ti presenti come militare, ma poi alla fine ti metti a trafficare soltanto di monete più o meno false, è evidente che poi alla fine finisci sul rogo. Fermo restando che quelli che sono finiti sul rogo erano veramente pochissimi, gli altri se la sono squagliata e c'è chi dice che sono anche andati in America. Con il trasferimento della sede pontificia ad Avignone e la soppressione dell'ordine templare, mentre l'Italia centro-settentrionale cadeva ancor più in preda delle lotte tra Guelfi e Ghibellini, alle quali si aggiungeva un sempre maggiore turbolenza sociale dovuta al malessere dei ceti subalterni, altre ombre cominciavano ad addensarsi all'orizzonte. Negli anni 30 del XIV secolo, cioè 1330, un complesso problema di successione al trono di Francia condusse a una guerra civile tra il pretendente Carlo di Valois e al suo congiunto e vassallo Edoardo III, duca di Normandia, che era anche re d'Inghilterra. Era l'inizio della guerra dei cent'anni, che avrebbe sconvolto non solo la Francia, ma anche la Spagna. E indirettamente parte dell'Italia fino alla metà del secolo successivo. Mentre la curva climatica entrava in una fase discendente, cioè la temperatura si andava abbassando, anche la prospera vita socio-economica fiorentina venne sconvolta verso la metà degli anni 40 dal crack finanziario delle grandi famiglie dei banchieri. Attenzione, eh? I Bardi, i Peruzzi e gli acciaioli, che avevano speculato prestando ai sovrani europei, i quali si erano però rivelati insolventi all'inizio della lunga guerra dei cent'anni. Oh, queste sono considerazioni, a mio avviso, di enorme importanza. Perché? Perché è vero che la guerra è voluta dai finanzieri, ma fino a un certo punto. Perché poi, se la guerra è veramente devastante, i finanzieri che prestano soldi ai belligeranti, questi soldi non se li beccano più. E dove li vanno a beccare? Una guerra devastante come potrebbe essere una guerra atomica, come quella che l'industria bellica, soprattutto statunitense, preme per voler far scatenare, comporterebbe intanto di sicuro l'annullamento dello Stato di Israele, cioè non esisterebbe più lo Stato di Israele. E con lo Stato di Israele la fine del sionismo. Io non so se questi signori riflettono esattamente sui rischi a cui vanno incontro. Questo è il primo martire è lo Stato di Israele, non ci sarà nessun sionismo dopo che lo andrà a ricostituire. Poi avremo delle situazioni di vario genere, tra cui anche una situazione climatica, perché se è vero che all'origine della guerra dei cent'anni ci sono stati dei sconvolgimenti climatici, qui gli sconvolgimenti climatici arriveranno in conseguenza delle guerre atomiche, che non è piacevole per nessuno. Anche all'estremo opposto del macro continente eurasiatico si andavano intanto preparando grandi sconvolgimenti. Il raffreddamento atmosferico aveva di nuovo messo in moto le genti dell'Asia centrale alla ricerca di pascoli per le loro bestie, come accadde con le prime invasioni contro l'impero romano. In Cina il Gran Khan mongolo venne rovesciato e sostituito da una dinastia nazionale, quella dei Ming, che chiusero il loro impero agli stranieri provocando una grossa crisi commerciale. Grossa crisi commerciale che da allora è perseguita fino ad oggi, col piccolo dettaglio della conquista occidentale da parte degli inglesi dopo la cosiddetta guerra dell'oppio. Ma prima, fino alla conquista da parte degli inglesi della Cina, e di conseguenza tutta una serie di sommovimenti, tra cui guerra civile cinese dopo la fine del primo conflitto mondiale, potere a Mao Zedong, rivoluzione interna del maoismo e oggi a una Cina aperta, perché è una Cina industrializzata, quindi tendenzialmente liberale, tanto aperta che deve cercare in tutti i modi di far uscire
le tante, tantissime merci da essa prodotta e quindi l'apertura non è di una Cina che si apre a chi vuole entrare, ma è di una Cina che intende ad uscire e qui ovviamente ci sarà chiaramente uno scontro epocale fra imperi, soprattutto Cina e Stati Uniti. Tra i popoli turco-mongoli, spinti dalle difficoltà verso ovest, c'era una federazione di tribù egemonizzata dalla famiglia degli Osmanli o Ottomani. Nella seconda metà del 300 essi sarebbero arrivati in Asia Minore e nel secolo successivo avrebbero conquistato Costantinopoli. Io a questo punto mi fermo qui perché mi sembra che questa visione geopolitica di Franco Cardini meritava, oddio, qui l'articolo dura moltissimo, meritava delle considerazioni che poi abbiamo fatto, sono implicite in quello che ho letto. Continuando nella lettura delle opere che ho qui selezionato, voglio far vedere un libretto che e questo è il libretto della biblioteca D'Annunziana. Va detto per inciso che questi D'Annunzio è per noi un riferimento e non rinunceremo mai ad avere D'Annunzio come riferimento, ricordiamocelo bene. Non si può pensare, ripensare, immaginare un'Italia senza la centralità della figura di D'Annunzio. Qui c'è il commento ad un libro che è abbastanza interessante e che voglio leggere. Il libro è della Biblioteca Goriziana, il libro è di Sergio Tavano a cura di Medioevo Goriziano. Poi c'è un altro libro, Basil Lidelart, Paride o Il futuro della guerra, della collana I maestri della guerra. Ci sono delle considerazioni che vanno prese in considerazione adesso, perché noi abbiamo parlato spesso di guerra, abbiamo parlato di Sun Tzu. L'arte della guerra è sempre quella: se uno vuole esercitare la guerra come un'arte, deve prendere in considerazione queste cose. Lidelart, che è stato un grande storico, anche se ha scritto delle cazzate, tanto che poi fu affrontato, mi pare a metà degli anni 50 di questo secolo, fu affrontato da un generale tedesco che faceva parte appunto del comando della NATO, il quale mi pare che anche lo trattò malissimo, lo schiaffeggiò, mi pare, e gli disse che aveva raccontato un sacco di cazzate, cosa probabilissima su quello che lui aveva scritto del secondo conflitto mondiale. Questa è la parentesi, però chi vuole interessarsi di guerra bisogna che legga anche Lidelart, non può dire di essersi interessato di guerra, ma è interessante questo perché la figura di Paride è una figura secondaria, mentre non lo dovrebbe essere. Le grandi figure dell'Odissea sono Achille, sono Ettore, sono Ulisse. Questo Paride, che oltre a essersi fregato una bellissima donna, era anche un furbastro. Beh, questo Paride, francamente, non viene citato, anche perché poi gli attribuiscono la causa della guerra, perché aveva rapito Elena, e quindi il rapimento di Elena avrebbe comportato l'assedio di Troia, moltissime morti, eccetera. Però questo Paride era un furbastro e vediamo perché. Il libro è intitolato Paride o il futuro della guerra. È un libro di 150 pagine che si potrebbe anche comprare, volendo. Il compito della grande strategia è individuare e sfruttare il tallone d'Achille di una nazione nemica, colpendo non la sua fortificazione più massiccia, bensì il suo punto più vulnerabile. Questa è la cosa più importante.
Allora, io presumo che oggi lo scontro in atto tra Eurasia e Oceano sia uno scontro, un gioco più che degli scacchi, un gioco del Go, che si sta sviluppando alla ricerca, ovviamente, del punto più debole dell'avversario, per sferrare il colpo pressoché definitivo. Il punto debole è però molto ben nascosto. Finora il gioco avviene a livello di economie. Quando comincerà a diventare più duro, scopriremo quali sono veramente i punti deboli. Per me, dal punto di vista strettamente bellico, di battaglia, il punto più debole ce l'ha lo schieramento occidentalista, che cerca disperatamente di assediare lo schieramento eurasiatico, non riuscendoci, per la semplice ragione che lo schieramento eurasiatico si va allargando sempre di più e più questo si allarga, meno lo puoi circondare. Dopo la fine del terzo conflitto mondiale, con la sconfitta dell'URSS, due cose furono fatte subito per circondare la Russia. La prima è la battaglia per il controllo della Balcania. La seconda è la guerra, diciamola così, guerra diplomatica, guerra combattuta e quant'altro, per il controllo del Mar Nero. Ambedue queste guerre, apparentemente vinte dagli occidentalisti, in realtà non sono state vinte dagli occidentalisti. E allora a questo punto ho l'impressione che sia l'Occidente che le sta prendendo e in maniera piuttosto pesante. Ma proseguiamo. Fu in questo modo che, nel primo conflitto di cui la storia ci tramanda memoria, Paride, figlio di Priamo, re di Troia, uccise il campione dei Greci, mirando ovviamente sul tallone. Lui sapeva che Achille aveva solo il tallone e ammirato al tallone, per quale ragione doveva andare a combattere come Ettore, che pensava di attaccare frontalmente Achille quando Achille frontalmente non era abbattibile. Gli devi tirare solo sul tallone. Ecco la grande intelligenza di Paride. Dopo aver distrutto milioni di vite in vari assalti contro la forza del nemico, non farà male riflettere sulla lezione di Paride che 3.000 anni or sono prese di mira il tallone di Achille. Così Lidelart ci introduce alla lettura di uno dei suoi primi saggi militari. Scritto nel 1925, quando Art non ha ancora 30 anni, e con un'esperienza di solo 3 mesi di guerra, Paride è una riflessione critica sulle devastazioni della Prima Guerra Mondiale, sulla carneficina umana e morale della guerra e l'individuazione lucida della loro vera causa. Finché l'obiettivo della guerra rimane la distruzione delle forze avversarie, degli eserciti nemici, di coloro che combattono, e di tutti coloro che possono e vogliono combattere, ci saranno soltanto massacri e carneficine. I problemi che causano le guerre non potranno mai essere risolti da coloro che le combattono e con gli strumenti impiegati per combatterle. I trattati di pace e gli stessi periodi di dopoguerra saranno anticipazioni e premesse di nuove guerre. E la politica e la guerra, viste come continuum, non potranno che imbarbarire entrambe. Eliminare la guerra, magari si potesse. Eliminare i guerrieri, molti lo vorrebbero. Ma la guerra, in ogni sua forma, è ineludibile. E i guerrieri, in ogni loro aspetto, sono destinati ad essere necessari. Oggi forse più che mai. Allora bisogna cercare di cambiare la guerra stessa a partire dal suo obiettivo. Più che sugli strumenti, bisogna concentrarsi sulle menti, sull'intelligenza
sulla volontà e sulla frequente necessità che l'uomo ha di combattere. Attenzione che questo è un messaggio molto chiaro. Lì Dellart aveva perfettamente capito che se vuoi vincere senza un grande spargimento di spesa materiale per costruire armi, devi lavorare sulle menti. È quello che stanno facendo. E poi bisogna cambiare i guerrieri. Non servono schiavi delle armi e delle tecnologie capaci di distruggere altre armi e altre tecnologie. Servono menti libere che capiscono la guerra e lasciano libertà all'intelligenza e all'umanità, proprie e del nemico. Quest'opera di Liddell'Art è un classico della strategia militare del Novecento. Come molte altre opere militari che fanno appello all'intelligenza e all'umanità, essa è stata accantonata dagli stessi studiosi di cose militari, che hanno preferito approfondire ed elaborare teorie e pratiche sempre più stupide, disumane, inutili e dispendiose, dando nuova linfa allo stereotipo della crudeltà e della imbecillità militare. Oggi Paride è stato sottratto ad un oblio editoriale quasi secolare da questa edizione curata dal generale Fabio Mini, che è stato ed è a tutt'oggi uno dei nostri migliori strateghi, che con essa ha voluto sia ripresentare al pubblico italiano la vita, il pensiero e le opere di Liddell'Art, sia inaugurare una nuova collana di strategia dedicata ai maestri della guerra. Questo è importante, il libro costa 18 euro. Vorrei tenere presente che quello che dice Liddell'Art è per noi di grande importanza, ma non perché stabilisce delle particolari strategie, ma semplicemente perché usa il cervello. Allora, ogni volta che qualcuno scrive un libro in cui si capisce perfettamente che vuole usare il cervello e invita gli altri a usare il cervello, ovviamente tanto di cappello. Tuttavia ci sono alcune considerazioni che dobbiamo fare. La prima è la prima guerra mondiale, anticipa quello che sta avvenendo adesso, cioè in un'ottica strategica vista sotto forma di scacchiere e dal punto di vista geopolitico, la prima guerra mondiale è stata una guerra di trincea. Le truppe si sono confrontate in una situazione stabile, ferma, fissa. Perché? Perché la terra, il grande centro, cioè gli imperi centrali, erano talmente vasti ed erano talmente forti di aver distrutto subito la potenza russa, perché gli inglesi e anche gli americani ovviamente e i francesi avevano pensato bene di interrompere la linea geopolitica di carattere eurasiatico alleandosi con la Russia. Se non che cosa è successo? La Russia le ha prese subito, dopo grandi battaglie che sono costate la vita a milioni di persone, sia austro-tedeschi, tra cui anche italiani, sia russi ovviamente, milioni di persone. Conseguenza la guerra civile russa e quello che ne è venuto dopo. Però che cosa è successo? Che colpendo a fondo la Russia, le potenze centrali sono riuscite a mantenere una continuità. Ricordiamoci che questa continuità andava dalla Germania fino alla Turchia. E gli occidentalisti non sono riusciti, anche se ci hanno provato, non sono riusciti a rompere questa continuità. Questa è la ragione per cui i fronti sono rimasti fermi. Quando c'è stata la resa della Germania, le truppe erano ancora in Francia. Le truppe furono costrette a ritirarsi dopo la resa dei politici, da qui le rivendicazioni dei militari che si sentirono traditi dai politici, da qui tutti i sommovimenti e i subbugli che
che poi sono terminati con l'avvento del nazismo. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Lo schieramento, come dicevo, è lo stesso. Oggi invece ci troviamo in una situazione, parlo sempre dal punto di vista geopolitico, che non è più quella di prima. Noi nel primo conflitto mondiale abbiamo avuto la prima potenza che ha ceduto è stata la Russia. La seconda potenza che ha ceduto è stata la Turchia. Se la Turchia non avesse ceduto, la Turchia era tra l'altro il bersaglio principale dei petrolieri inglesi e soprattutto di Churchill. Se la Turchia non avesse ceduto, probabilmente la continuità geopolitica eurasiatica si sarebbe mantenuta ancora per un anno. Io penso che senza cedimento della Turchia la guerra sarebbe continuata fino agli anni 20, fino al 1920. Ora, che cosa sta succedendo adesso? Oggi abbiamo un allargamento dell'area geopolitica eurasiatica che va dalla Russia verso Oriente e ingloba tutte le potenze intermedie, Azerbaigian, Kazakistan e quant'altro. Arriva tranquillamente alla Mongolia, arriva alla Cina. Dalla Cina arriva all'Asia del Sud, sud-est asiatico, e coinvolge quasi tutti quei paesi che rappresentano una potenza demografica eccezionale. Calcoliamo la demografia, ad esempio, dell'Indonesia, dell'Indocina, del Borneo, e ci rendiamo conto che questo schieramento, che si dica, è assolutamente invincibile. Oltretutto tenendo presente che le propaggini sono anche nell'America centrale e meridionale. Non so a questo punto cosa possono fare gli occidentalisti. Ricordo che la Germania è combattuta oggi al suo interno fra le due linee politiche, eurasiatica e occidentalista, così come lo era combattuta nel primo conflitto mondiale e come è stata combattuta nel secondo conflitto mondiale. Le due anime della Germania le conosciamo benissimo, se prevale una delle due anime, la Germania va con la Russia e noi italiani rimaniamo gli unici stronzi a disposizione degli americani, punto e basta. La potenza turca che si trova schiacciata fra l'Iran e tutta una serie di paesi, a cominciare dalla Grecia, perché la Grecia è molto incerta, i Balcani, il Mar Nero e tutte quelle potenze lì che propendono necessariamente verso la Russia, la Turchia io penso che avrà vita molto breve. La Turchia di oggi non può più continuare a giocare con i piedi in due staffe. Sarà costretta a una scelta drammatica. Ricordiamoci che fino alla rivoluzione di Khomeini, tutta quell'area lì era occidentalista. Ricordiamoci che prima della caduta dello Shah, la Persia dello Shah era un perno fondamentale antirusso. Oggi in realtà l'Iran è un nemico fortissimo e sempre più rafforzato dello schieramento occidentale e soprattutto di Israele. La Turchia è schiacciata in mezzo. Può anche darsi che una propaggine occidentalista, cioè la Georgia, possa svolgere un'operazione di cuscinetto, ma la Georgia è troppo piccola. Quindi, detto questo, mi sembra che il quadro sia abbastanza chiaro. Leggeremo poi in futuro delle altre cose molto importanti. Questo è un libro che ho acquistato di recente, molto importante, una scelta di scritti di Leo Longanesi fatta da Pietrangelo Buttafuoco, edito da Longanesi, e poi leggeremo qualche battuta da questa opera importantissima di Pitigrilli, il quale cita in questo libro intitolato
dizionario antiballistico tutta una serie di battute, una più importante dell'altra. Io mi limito a una sola perché questa è più significativa di tutte le altre. Prassagora. Voglio che tutti abbiano una parte dei beni comuni e che la proprietà sia di tutti. Da oggi in avanti non vi sarà più distinzione tra ricco e povero. Non si ripeterà il caso di un uomo che possiede delle vaste estensioni di terreno, mentre un altro non ha neppure il sufficiente per scavare la propria sepoltura. È mia intenzione che vi sia un solo tenore di vita per tutti. Per cominciare, farò in modo che tutta la proprietà privata divenga proprietà comune. Blepiro, ma allora chi farà tutto il lavoro? Prassagora, per questo ci saranno gli schiavi. Dalla commedia di Aristofane, Ecclesia Suse. Quindi Aristofane ha scritto questa commedia nel V secolo avanti Cristo. Chiunque pensi che da allora in poi ci sia stato un progresso nel pensiero si illude veramente. Anzi, diciamo che pure che è chi lo sostiene, diciamo pure che è un mistificatore. Che c'è? Cosa vai, eh? Cosa vai? Chi vuoi? Eh? Eh?